I beni rifugio come possibile ponte oltre la crisi. A Milano, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha organizzato un convegno, moderato dal vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti, per approfondire il tema. Tra i relatori, Federico Cocchi, vicepresidente della Commissione di Diritto Tributario dell'Ordine Milanese, che presenta i vantaggi di un investimento su beni come l'arte, i metalli o le pietre preziose, che mantengono il loro valore intrinseco, indipendentemente dalle congiunture economiche. In questo momento, e soprattutto nel momento in cui l'economia di mercato ha degli fortissimi sbalzi e delle fortissime rush, possono essere un investimento da valutare e da prendere in seria considerazione. Investire nei beni rifugio può essere interessante perché non sono ancora stati presi in considerazione dal legislatore fiscale e non sono ancora stati sottoposti a una tassazione specifica. Tra i temi sul tavolo anche quello della normativa, con particolare riferimento ai decreti 231 sul tema delle norme antiriciclaggio, che è stato approfondito dall'avvocato Juri Nadelreich. Attraverso il sistema di antiriciclaggio, un sistema fatto con determinati canoni, le aziende sono in grado di acquisire un certo valore, e dare alla propria clientela una certa sicurezza sugli scopi e sul valore dell'investimento che viene effettuato. E mentre al convegno si discute se la famosa luce in fondo al tunnel della crisi sia il sole oppure solo un treno che ci viene incontro, i beni rifugio tornano sotto gli occhi degli investitori.